Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la politica ha presentato in Abruzzo il programma della lista di sinistra Unione Popolare con De Magistris. Superare la soglia del 3% per opporsi ai programmi di centrodestra e centrosinistra è uno degli obiettivi principali. Andrea Costantini. L'unico programma realmente di sinistra. Si presentano così le liste di Unione Popolare con Luigi De Magistris, che stamani hanno illustrato i punti cardine della propria campagna elettorale. La nostra lista è l'unica che chiede la fine di questa orrenda guerra in Ucraina e quindi siamo contrari all'invio delle armi italiane in Ucraina. Noi chiediamo che l'Italia esca fuori dalla NATO, siamo contrari alle sanzioni verso la Russia che si sono rivelate un pesantissimo boomerang per la nostra economia e chiediamo che tutte le risorse invece dello Stato vengano investite laddove servono e quindi innanzitutto per bloccare gli aumenti vergognosi delle bollette, lo abbiamo denunciato per mesi e diciamo anche dove andare a prendere le risorse perché noi chiediamo che vengano tassate al 90% le rendite delle grandi multinazionali dell'energia elettrica e del gas che hanno lucrato finora. Centrodestra e centrosinistra che ci hanno massacrato a livello sociale con il governo Draghi e ancora oggi ripropongono l'agenda Draghi, che è l'agenda dettata da Confindustria, dalle grandi lobby economico-finanziarie. Noi invece abbiamo un'agenda chiara, l'agenda Robin Hood. Chi ha più di 1 milione di euro deve pagare più tasse e investire i soldi invece dare soldi chiaramente alle lavoratrici, ai lavoratori disoccupati e aumentare le pensioni minime. Obiettivo principale è superare la soglia del 3% per garantirsi una rappresentanza in Parlamento che possa fare da opposizione a centrodestra e centrosinistra. Particolare attenzione ai giovani, in riferimento a tematiche quali scuola, lavoro e ambiente, nelle parole della giugliese Alessia Mazzagufo, candidata nel listino della Camera alle spalle del capolista Maurizio Acerbo. Parliamo di contratti beceri, in cui non si può chiedere a un ragazzo di lavorare 18-20 ore, pagarlo con un contrattino regionale, non dargli uno straccio di contributo, negargli ogni tipo di bonus e diritto alla disoccupazione. Stop alla legge Fornero sulle pensioni. Non possiamo pretendere che nel nostro paese noi giovani campiamo sulle spalle di mamma e papà fino ai 70 anni perché appunto non riescono a percepire uno straccio di pensione. Sosteniamo l'ambiente perché è giusto parlare di plastic free, questo lo diremo sempre, ma è giusto anche dire che comunque non possiamo rovinare il suolo adibendolo sempre più a cementificazioni e a costruzioni. Noi siamo per un'energia di tutti, pubblica e non privata, e siamo per un'energia strettamente circolare e rinnovabile. Ed è stata presentata questa mattina anche la lista e i candidati in Abruzzo di Alternativa per l'Italia. I valori della vita e lo stop definitivo al Green Pass, alcuni dei punti del programma. Jacopo Forcella. Presentata a Martinsicuro la lista e i candidati di Alternativa per l'Italia, sigla nata dall'Associazione di Forze Laiche e Cattoliche, riunite dalla leadership di Mario Adinolfi, Popolo della Famiglia, e Simone Di Stefano, Exit. Una proposta alternativa per l'Italia per fronteggiare i problemi legati alle questioni economiche, antropologiche e di politica internazionale, per porre al centro della soluzione politica i valori non negoziabili della vita e della famiglia. Il nostro programma è veramente ben definito, anche perché servono pochi punti. Le persone ormai parlano per ore, noi abbiamo 5 punti. Non ve li sto neanche ad elencare perché è facile reperire. Noi non vogliamo più il Green Pass. L'imposizione del Green Pass e di tutte le costrizioni che abbiamo vissuto in questi 2 anni sono vergognose. Questa è la linea di Apli. Apli è una federazione tra Popolo della Famiglia, di cui io faccio parte da 6 anni ormai, e i nostri cavalli di battaglia sono alla fine sempre gli stessi. Anche perché la prossima, lo dico a tutti i cristiani, quelli che si professano davvero cristiani, che siano conseguenti con la loro professione di fede. La prossima sarà la legislatura dell'utero in affitto, dell'eutanasia, e questo noi non lo possiamo permettere. Noi che ci professiamo cristiani sappiamo che domenica 25 settembre, usciti dalle chiese, dalle nostre professioni di fede, dobbiamo andare a votare e abbiamo un solo partito da votare, Alternativa per l'Italia. Numerose le donne presenti in lista, tanti gli under 50 e tutti, a parte Adinolfi, rigorosamente esordienti della politica. Tutti coloro che pensano che adesso sia tempo per un'alternativa non generica, non grillina, non quella roba tipo 5 Stelle, ma un'alternativa valoriale che grida forte: mai più Green Pass, mai più violazioni dei diritti costituzionali fondamentali dei cittadini abruzzesi ed italiani.
mai più una cancellazione del ruolo fondamentale dei lavoratori e delle famiglie, magari prendendo operatori sociosanitari, medici e vietando loro, come avviene ancora oggi, di lavorare perché non vaccinati. Beh, davanti a questo tipo di programma io sono convinto che oggi, presentandoci a Martinsicuro, presentandoci ufficialmente davanti alla Regione Abruzzo, noi abbiamo le condizioni concrete per rappresentare quella pietra d'inciampo, per essere quello scandalo abruzzese, che è uno scandalo cristiano, che è uno scandalo che sa far rimbalzare i cuori perché evoca verità. Proseguiamo con l'andamento della pandemia nella nostra regione. In Abruzzo oggi sono 542 i nuovi positivi al Covid-19. Sono emersi dall'esecuzione di 1.264 tamponi molecolari e 3.272 test antigenici rapidi. Si registra un nuovo deceduto, mentre 552 sono i guariti odierni. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 27.608, di cui 109 ricoverati in area medica, più 6 rispetto a ieri, e 4 in terapia intensiva con un nuovo ingresso rispetto a ieri. I nuovi positivi sono residenti per 116 unità nella provincia dell'Aquila, 136 a Chieti, 111 a Pescara, 141 a Teramo, 19 fanno riferimento a persone fuori regione, 9 sono invece ancora in fase di accertamento. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il mondo della scuola è stato protagonista nella festa per i 100 anni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Presente all'evento di ieri anche il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. 100 anni dalla nascita del Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise, un secolo di natura protetta come patrimonio della collettività di storia, biodiversità e tutela ambientale. Tutti i temi trattati nel convegno che si è svolto a Pescasseroli in occasione dell'importante traguardo a cui ha partecipato anche il mondo della scuola. Una gioia essere qui, ha detto il ministro dell'Istruzione, ribadendo l'importanza della sostenibilità nell'insegnamento di ogni ordine e grado. La scuola è presente. Noi abbiamo definito la nostra scuola una scuola aperta, inclusiva e affettuosa. L'affetto si coltiva nella comunità e quanto mai il parco ha dimostrato di essere la comunità del nostro paese, cioè quella che riesce ad unire non solo la responsabilità per l'ambiente, ma anche la capacità di investire e fare dell'ambiente il nuovo motore del nostro sviluppo. Appena arrivato lei ha detto una grande gioia. Assolutamente, una gioia immensa che condivido con il professor Cannate, con cui abbiamo condiviso tante battaglie e credo che questa sia la battaglia più importante che oggi dobbiamo combattere tutti. Centrale per Giovanni Cannata, presidente del PNALM, è agire per conservare il patrimonio di biodiversità per uno sviluppo sostenibile a vantaggio delle generazioni più giovani. Questo è il senso di questa iniziativa oggi ed è anche il senso di aver voluto dedicare questa celebrazione dei 100 anni non con gli occhi indietro al passato, di solo passato non viviamo, ma con gli occhi rivolti in avanti. E gli occhi rivolti in avanti a chi sono? E gli occhi rivolti in avanti sono destinati ai nostri ragazzi, senza retorica, non dobbiamo essere retorici. E chi è il protagonista di queste situazioni? È il mondo della scuola. Questo è il senso di questa iniziativa di oggi. Necessario ora per il direttore del parco, Luciano Sammarone, è un salto di qualità. Siamo stati bravi a fare la conservazione di specie protette come l'orso, il camoscio, il lupo, tanti uccelli, tantissime cose, e però ogni volta rischiamo di metterla in discussione. Ora dobbiamo fare il salto di qualità perché è in discussione la nostra sopravvivenza. Continuiamo a parlare di natura perché nell'Oasi WWF, Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri, arrivano le storie scritte dagli adolescenti e dedicate agli animali di quest'area protetta. Si tratta del premio letterario I racconti dell'Oasi. Bambini e bambine pronti a cimentarsi nella stesura di racconti, prendendo spunto dalle schede sulla biodiversità faunistica messa a disposizione dagli organizzatori. Nasce così, per volontà dell'Oasi Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, il premio letterario I racconti dell'Oasi, riservato alla fascia di età tra i 7 e i 14 anni. Il bando per partecipare al concorso si trova sul sito riservacalanchiatri.it, con scadenza per la presentazione degli elaborati fissata al 20 ottobre. Tra i premi previsti
anche l'adozione a distanza di animali in pericolo. Introdurre i bambini appunto alla biodiversità dell'Oasi dei Calanchi, quindi abbiamo messo online delle schede attraverso le quali i bambini possono conoscere i vari animali presenti sul territorio dell'Oasi e poi in base agli spunti che trarranno da queste schede potranno ideare un racconto di genere qualunque, quindi anche di fantasia, e inviarcelo e poi noi cercheremo di raccogliere i racconti più belli in un'antologia. Non solo stimolare la conoscenza della biodiversità, tra gli obiettivi principali c'è quello di educare questa fascia d'età al rispetto della natura, troppo spesso devastata dalla mano dell'uomo. Essendo anche un centro di educazione ambientale della Regione Abruzzo, la riserva svolge anche una funzione educativa e formativa rispetto alle nuove generazioni. Uno dei nostri cavalli di battaglia infatti è sia la ricerca scientifica ma anche l'educazione ambientale. Questo progetto, questo concorso letterario si inserisce proprio in quest'ambito, non più i giovani come luogo dove formare persone, ma i giovani visti dall'altra parte, in ascolto, per capire anche quali sono le loro prospettive per un futuro che deve essere sicuramente migliore per risolvere questioni ambientali che adesso vanno sempre peggio nel corso degli anni. Disgrazie a parte, quest'estate c'è stato vero e proprio boom per quanto riguarda la riserva dei Calanchi di Atri, avete anche presentato una nuova brochure per portare sempre più persone a visitare questo luogo incantevole della Regione Abruzzo. Sì, la riserva ormai è diventata una delle perle dell'Abruzzo, è uno dei luoghi più visti dell'Abruzzo, i Calanchi affascinano tutti. Ieri abbiamo presentato questa nuova brochure con la cooperativa Riscatto a Teramo, grazie al WWF Abruzzo, quindi ci siamo messi in moto e ormai diciamo non ci ferma più nessuno. Restiamo in qualche modo in argomento perché si è concluso il progetto della provincia di Teramo che ha consentito a 39 giovani under 35 di realizzare un percorso formativo nella riserva naturale di Fiume Fiumetto nel comune di Colledara. I ragazzi sono così diventati ambasciatori di territorio per promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità. Tania Bonici Castelli. Ambasciatori di territorio e di sostenibilità, con province e giovani, formati 39 under 35. Il progetto si è sviluppato nel comune di Colledara, sul cui territorio insiste una piccola area protetta, la riserva naturale ad interesse provinciale di Fiume Fiumetto, istituita nel 1990 e inserita nel sistema integrata delle aree protette della Regione Abruzzo. Come è partito questo progetto sull'ambiente che coinvolge tanti giovani? È partito perché è uscito un bando che appunto finanziava un progetto riguardante appunto i giovani sotto vari profili, che era quello dello sport o comunque legato all'ambiente, e noi abbiamo deciso di abbracciare il progetto dedicato all'ambiente. Abbiamo subito quindi instaurato un rapporto con il comune Colledara appunto per rivitalizzare quello che è Fiume Fiumetto. Diciamo che quindi era già una realtà esistente, cercando appunto di implementarla e di creare appunto un contesto anche lavorativo. Il progetto mirava a realizzare cittadini attivi e responsabili verso il proprio territorio. Fiume Fiumetto quindi è diventato un laboratorio all'aperto per implementazione delle attività didattiche. Questi ambasciatori del territorio cosa hanno imparato? Hanno imparato a utilizzare una serie di strumenti che sono anche una chiave interpretativa di quelle che sono le azioni che dovremmo mettere in piedi per contrastare da una parte i cambiamenti climatici e sviluppare una serie di attività economiche che in qualche modo rispettino gli equilibri dell'ambiente. Cioè in concreto? In concreto sono tutte quelle attività che rientrano nei cosiddetti lavori verdi, pensiamo per esempio alle guide, agli accompagnatori oppure tutte quelle che sono delle attività anche nell'ambito delle attività come per esempio l'agricoltura o di altro tipo, però con un'attenzione maggiore a quelle che sono le esperienze e le buone pratiche che riescono a coniugare la possibilità di produrre reddito, rispettare il territorio e anche dare un maggior valore sociale al lavoro che noi facciamo. Si è svolta in Abruzzo la 7ª edizione del Talent Nazionale Fuori Classe con la direzione artistica di Dario Salvatori, che per l'occasione è stato in giuria insieme a Gianni Testa, Raffaele Paganini, Claudio Berardinelli, produttore di Patti Bravo.
È tutta abruzzese la finale del talent fuori classe che qui a Tortoreto vedrà in questi due giorni esibirsi i giovani delle varie discipline e mettersi in gioco per quello che è una vera e propria chance. Esattamente, siamo giunti alla settima edizione, sono 7 anni di seguito che veniamo qui a Tortoreto e tutti i finalisti di tutte le regioni italiane si ritrovano qui appunto per sfidarsi a colpi di note musicali e a colpi di passi di danza, perché sono le due discipline principi del talent. C'è la recitazione, l'arte varia, insomma cerchiamo di far convogliare all'interno del talent tutte le discipline. E dopo questo talent chi vincerà, che opportunità avrà? Allora, i primi 3 classificati nel canto e nella danza partiranno con noi l'8 di novembre e andremo in Argentina e porteremo questi ragazzi come ospiti al Festival Internazionale della Musica Italiana e faremo 2 serate dedicate ai nostri compaesani in Argentina. Esattamente il quartier generale sarà Mar del Plata, ma ci esibiremo a Buenos Aires al Teatro Coliseum. Dario Salvatori da 2 anni è direttore artistico di questo talent fuori classe. Che caratteristiche devono avere questi ragazzi per superare le selezioni e per arrivare poi alla finale? Talent fuori classe vuol dire che non è un comparto sportivo, ma è un comparto di ragazzi che vogliono fare strada. Ci sono 5 categorie, ovviamente divise per età, e poi da 2 anni c'è un comparto ballo, danza, diciamo, no? E quindi questo sta nelle mani della gran anche famiglia Paganini, che ha in 8 fratelli 3 ballerini, quindi è importante. Alessio Giuli è una delle giovani promesse che si cimenta con il canto e che è arrivato alle finali qui in Abruzzo. Che cosa ti auguri per il tuo futuro e con quale brano partecipi? Allora, sono venuto qui portando un mio inedito e una mia cover, il mio inedito prodotto da Tony Riggi che si intitola Accettami e la cover fatta piano e voce Napole di Pino Daniele. Parlando di canzoni, come si individua un talento canoro? Io credo che i mezzi sono sempre quelli, non dico del passato, ma quelli canonici, cioè il mezzo vocale, la capacità scenica e gavetta, perché se vengono già con una gavetta noi siamo contenti, e poi il gusto. Ed un nuovo manto in sintetico e altre opere accessorie. Completati i lavori allo stadio Pigliacelli di Montorio per un importo di 600.000 euro. Stamani l'inaugurazione dell'impianto che peraltro ospiterà le prime gare casalinghe del Città di Teramo in promozione. Agnia Cantagalli. Sindaco, una inaugurazione importante, 600.000 euro di fondi, anche di risorse comunali messi su questo campo per dare un nuovo volto al Pigliacelli. Pigliacelli è stato da sempre un punto di riferimento per tutto il territorio. 7 anni di attesa, siamo riusciti a realizzarlo, ci sono 200.000 euro del comune di Montorio, che è un primo punto, un percorso che è ancora lungo, perché questo centro sportivo, un centro sportivo che è stato da sempre un fiore all'occhiello, partirà adesso un lavoro di 5 campi da padel di cui 4 coperti, 400.000 euro la riqualificazione di impianti della piscina e poi circa 2 milioni di euro il campo Parrozzani, quindi un'eccellenza che vogliamo continuare a essere nel territorio e non è un caso che gli amici del Teramo Calcio ci abbiano chiesto di poter giocare qui la domenica in questa fase di campionato, di ripartenza di una società sportiva. E voi siete stati subito disponibili nel risolvere questa problematica al Città di Teramo? Ci mancherebbe altro, Teramo è il nostro punto di riferimento, il capoluogo, e al di là degli schieramenti politici va sempre supportato, a maggior ragione oggi alla luce anche di queste elezioni politiche dove non ci sarà nessun rappresentante della provincia di Teramo. E che interventi avete fatto sul Pigliacelli, giusto per fare un riassunto? È una riqualificazione del manto, una riqualificazione intorno al campo e poi il prossimo passaggio sarà anche una riqualificazione della pista di atletica. Anche qui si richiederà un budget di circa 500.000 euro. E tempo fa si parlava di un interessamento proprio per la riqualificazione e la realizzazione dei campi da padel dell'ex presidente del Teramo Franco Iachini. È ancora un interesse che c'è? Partiranno i cantieri entro il 20 settembre di questa società che ha vinto il project financing, che investirà su Montorio circa 500.000 euro, forse di più con l'aumento prezzi, e avrà in concessione uno spazio abbandonato da 30 anni che diventerà un importante riferimento per il paddle.
E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport. Domani pomeriggio, secondo impegno in campionato per il Pescara al Francioni contro il Latina. Squadra già rodata secondo Colombo, quella allenata da Di Donato. Per questo al Delfino correrà una gara fatta di corsa e umiltà. Intanto resta fuori dalla lista dei convocati il difensore Ingrosso. Conosco la squadra. La definisco o l'ho definita sorpresa semplicemente per il fatto che ci sono delle squadre, avevamo fatto i nomi di chi aveva fatto una buona squadra. È una squadra che l'anno scorso ha fatto il più alto minutaggio del girone C ed è arrivata a ridosso dei play-off facendo una parte centrale molto importante a livello di risultati e di prestazioni. Ha mancato per poco i play-off e quest'anno ha mantenuto la stessa ossatura praticamente con uno o due inserimenti, per cui lavora con lo stesso allenatore, lavora sullo stesso impianto, lavora con dei buoni giocatori e credo che possa dare fastidio per la sua natura tecnico-tattica a chiunque. È una squadra di buona gamba, di buona fisicità, quindi oltre agli aspetti tecnici ti può mettere in difficoltà sulle corse, sulle ripartenze e sulle palle inattive. È una squadra che è molto avanti rispetto a tante, a tutte, perché ha un rodaggio che deriva da un lavoro di un anno. Tant'è vero che anche nel precampionato, al di là delle partite magari un po' più agevoli contro squadre di lignaggio inferiore, anche contro una squadra come la Triestina, ha avuto la meglio con un buon risultato, un 3-1, che per quanto valga un amichevole, unito al risultato di domenica, a Foggia ti fa stare insomma con le antenne dritte e ben venga, perché quello che ho chiesto alla squadra è quella di essere umile in prima battuta, sicura sicuramente dei propri mezzi ma con l'umiltà della squadra che si deve salvare, non con la presunzione di una squadra che pensa di aver fatto ed è così una buona prestazione domenica ma che poi deve essere consapevole che ci vuole continuità. Scendiamo di categoria, domenica di scena la seconda giornata del campionato di Serie D. Nel girone F il Pineto farà visita al temibile Fano, mentre sul neutro di Agnone ci sarà Vastese Trastevere, trasferte per Chieti e Notaresco rispettivamente contro Vigor Senigallia e Vasto Girardi, prima in casa per l'Avezzano che affronta il Monte Giorgio. Seconda giornata in Serie D, ancora nessun derby tra le compagini della nostra regione. Tra le partite di cartello spicca sicuramente quello del Mancini tra Fano e Pineto. La formazione guidata da Andrea Mosconi è chiamata a riscattare il pareggio di Ardea contro la Nuova Florida. Possibili assenti gli infortunati Schiaroli, Brosio e Severini, tutti alle prese con problemi di natura muscolare. Granata che nelle ultime ore hanno ingaggiato l'attaccante ivoriano classe 1997 Drole. I biancazzurri di Daniele Amaolo, d'altro canto, invece vogliono dare conferma ma la vittoria più sofferta del previsto contro il Termoli. Senza Nonni, che dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica, la difesa sarà composta dal capitano della Quercia Di Filippo e Ceccacci. Sicuramente, senza nulla togliere al Termoli, sarà una partita molto importante e più complicata rispetto a domenica, perché comunque il Fano è una squadra, è una piazza che in queste categorie c'entra ben poco e speriamo e dobbiamo tornare a tutti i costi con un risultato positivo. Altro match di spessore sarà di scena sul neutro di Agnone. Al Civitelle si sfideranno Vastese e Trastevere, replay della semifinale playoff della passata stagione. Ancora fuori causa Mazzotti, mentre Greselin punta ad una maglia da titolare con Favo e Maiorano, che comunque partono favoriti. In porta Pitarresi, davanti a lui capitano Altobelli, Romeo e Monte Bugnoli. Davanti ancora spazio a Calì e Di Nardo, tra i migliori a Tolentino. Sulla sponda capitolina il pericolo numero uno invece si chiama Federico Alonzi, ex di turno e già in gol domenica scorsa. Una sfida dalle mille insidie, ma gli aragonesi, seppur lontano da casa, non vorranno rallentare. A caccia di conferme anche il Notaresco, che va a far visita al Vasto Girardi. I rossoblù di De Patre dovranno fare a meno dell'infortunato Bartoli. Per lui rientro in campo previsto per settimana prossima. La vittoria contro il Matese ha dato un'iniezione di fiducia all'ambiente. Società ancora attiva sul mercato in cerca di elementi per completare
organico che va pian piano amalgamandosi. Di fronte però un vasto Girardi arrabbiato e voglioso di riscattare il KO di Chieti. Per gli altomolisani c'è anche un nuovo portiere, si tratta di Davide Piga, ex Campobasso. Il Goffredo Bianchelli di Senigallia sarà teatro di una partita interessante tra Vigor e Chieti. Entrambe le compagini hanno vinto a sorpresa le loro gare d'esordio e andranno così a caccia di conferme. Corrado Cotta sembra intenzionato a confermare il 3-5-2, ma vanno monitorate ancora le condizioni del capitano Manfredo Petrantonio alle prese con un guaio muscolare. In avanti spazio ancora alla coppia Riosa e Palmisano, con Cesario pronto ad entrare a gara in corso. In nero-verde anche un nuovo attaccante, si tratta del classe 97 Andrea Testi, che è chiamato ad un immediato riscatto dell'Avezzano. I marsicani, dopo la brutta prestazione del Riviera delle Palme contro il Porto d'Ascoli, è pronto ad ospitare al De Marsi il Monte Giorgio. Con l'arrivo di mister Scorsini, il presidente Paris ha rivoluzionato completamente la rosa. Sono arrivati nelle ultime ore gli attaccanti Casolla, ex Fano e Bittaie, in passato già in bianco-verde, oltre al terzino Francesco Vaccaro e il portiere Stefano Coco. Fischio d'inizio per le gare previsto per le ore 15, mentre Roma City Porto d'Ascoli avrà inizio alle ore 15:30. Ed ora cambiamo disciplina, nasce a Pescara la squadra del Volley Project. La nuova entità pallavolistica abruzzese rappresenta l'unione dei due maggiori sodalizi pescaresi, D'Annunziana Volley School e il Volley Pescara 3. Paolo Renzetti. Massimiliano Vettraino, oggi a Palazzo di Città Pescara presentate questa nuova realtà pallavolistica femminile, la squadra del Pescara Project, che nasce, diciamo, dall'unione e dagli intenti di due storiche società del capoluogo adriatico, la D'Annunziana Volley e il Pescara 3. Sì, in effetti sono le due società che vanno anche per la maggiore, sono quelle che detengono anche tutti i titoli giovanili. Abbiamo pensato di unire queste forze per essere ancora più competitivi a livello nazionale. Abbiamo dato a tutte le nostre ragazze la possibilità di avere un obiettivo, abbiamo anche la Serie B, abbiamo anche una Serie C, due Serie D, quindi tutto questo è stato fatto per dare la possibilità a tante di giocare, perché giocando tanto possono uscire fuori i campioncini. Com'è nata però, al di là di questo, l'idea di unire le due forze? Per assurdo è nato da un direttore sportivo di Chieti. Unire due società di Pescara è il colmo, però sono due società che si conoscono, anche se avversarie, però hanno avuto sempre rispetto fra di loro, proprio perché abbiamo toccato con mano che pur vincendo i titoli regionali si va in campo nazionale, si soffre, abbiamo pensato uniamo le forze, anche perché abbiamo dei validissimi tecnici e diventa tutto più facile. Sì, è interessante l'idea, questo discorso di progetto, no? Pescara Project, speriamo che sia un progetto vincente, destinato a dare risultati nel medio, credo, termine, difficile produrne nel brevissimo termine, però l'idea mi sembra assolutamente interessante, l'unione fa la forza. L'obiettivo è di guadagnare qualche categoria in campo femminile per la nostra regione? E soprattutto mantenerle, dopo l'infelice esperienza della passata stagione agonistica, direi che questa è una prima risposta concreta, direi, interessante. Chiaro, tutto da vedere poi sul campo, i risultati che auspichiamo siano i più positivi possibili. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube o al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.